Giovanni Balsamini, un'icona del tartufo. Oggi prende luce e forma un progetto culturale che sarà di doppia levatura e di ampia dimensione. Qui a Sant'Angelo in Vado va in scena la cultura del tartufo che parte dalla filiera di questo prezioso fungo ipogeo. Un nuovo concetto si manifesta, il premio internazionale. Perché internazionale? Perché anche grandi uomini francesi, dal Périgord alla Borgogna alla Bretagna, conoscono di questo nostro progetto e lo incontreremo anche nelle prossime settimane. Una dicotomia o una contraddizione. Si trovano dei coaguli che sono proprio quelli dell'esistenza della vita. C'è un prolungamento che dalla tradizione delle piccole cose arriva alle grandi cose. Ecco, Don Giovanni ha capito questa cosa nel suo piccolo, non era uno scienziato. Ecco perché è stato produttivo, ecco perché una politica diventa produttiva anche ad un livello più sostenuto e anche, lasciatemi dire, una ecclesiologia, una catechesi generale può essere credibile se nel territorio ci sono dei preti o ci sono dei politici o ci sono delle persone, delle donne e degli uomini e dei ragazzi che si sanno donare totalmente al proprio paese. Grazie. Siamo qui per onorare la figura di una persona che è una persona che non c'è più fisicamente tra di noi, ma nei nostri cuori è una presenza molto sentita. Don Giovanni Balsamini è una persona che ha creduto tantissimo nel tartufo. E tanto ci ha creduto insieme al sindaco Giuseppe Pasquini, ci ha creduto insieme a Luigi Antoniucci quando allora era nella Proloco, ma poi Luigi Antoniucci è diventato sindaco. Abbiamo anche un altro sindaco, Settimo Bravi, che tutti hanno in qualche maniera condiviso la festa del tartufo insieme con Don Giovanni. Il tartufo lo possiamo considerare, oltre che il re della tavola, anche un ambasciatore, l'ambasciatore del Made in Italy e l'ambasciatore dei territori, di tutte quelle aree interne, di quelle aree rurali che fino a poco tempo fa erano considerate come delle aree marginali. Il tartufo è un fatto agricolo e grazie all'intervento proprio del nostro senatore siamo riusciti anche a ridargli un valore economico in positivo che ha dato rilancio a chi lavora e vende il prodotto tartufo. Sant'Angelo è la nostra, fa parte della nostra Unione Montana ed è il cuore del tartufo, ma tutto il territorio porta tartufo e siamo orgogliosi. E voglio qui con me Matteo Guerra con il suo cane, perché lo abbiamo portato, Don Davide ci ha dato il permesso di portare il cagnolino in chiesa, quindi... Sogno è sempre quello, non sai mai cosa aspettare, di partire con loro, di passare, la magia di quello. La passione che vi ha spinto, dal muratore al giornalista, al sindaco. Vengo da questo territorio dagli anni 90, tutti gli anni, e oltre a goderne le eccellenze, le preziosità, il paesaggio, l'accoglienza, la gastronomia e tutto quello che voi marchigiani e vadesi sapete offrire, ho maturato nel tempo una serie di amicizie che
posso soltanto testimoniare come riassunta nella figura del grande pastore che questa sera celebriamo, perché io non posso non ricordare Daniele Montecchi, il sindaco. Per me Tartufo rappresenta la memoria, il ricordo. Siamo qui per onorare la figura di Don Giovanni Balsamini e io, venendo qua, il primo pensiero è andato ad oltre 40 anni fa, quando un pomeriggio io, giovane professore di biochimica all'Università di Urbino, vennero a trovarci Don Giovanni Balsamini e il sindaco Pasquini e incontrarono il mio maestro, il professor Giorgio Fornaini, preside della facoltà di farmacia, e il sindaco e Don Giovanni dissero: ma Vilberto è di Sant'Angelo, adesso è qui, professore, rivolgendosi al mio maestro, che cosa possiamo fare? Vi devo dire che da lì sono scaturite delle cose straordinarie. Innanzitutto grazie per essere qui in questo bellissimo paese. Ho avuto modo di poco tempo, ma mi fermerò un po' per capire al meglio le bellezze di questo di Sant'Angelo. Per me è un onore certamente stasera parlare di Don Giovanni Balsamini. La platea vedo che è formata da tanti vadesi che chiaramente avranno conosciuto e hanno conosciuto Don Giovanni. E quindi il mio racconto potrebbe essere anche ripetitivo, però è un racconto che nasce da dentro e da un'esperienza che io ho avuto con Don Giovanni, perché da 18 anni ho cominciato a frequentarlo con la Prologo, con tutto quello che è stato fino alla fine. Quindi diciamo questo, che Don Giovanni Balsamini io l'ho sempre definito un sacerdote vadese, sì, ma e soprattutto un vadese sacerdote, perché il suo paese era sempre davanti a tutto, ma non come motivo di campanile, per carità, ma come motivo di lavoro per la sua promozione, perché veniva da una famiglia di campagna, ha vissuto la fatica della famiglia di campagna, è andato a scuola sporcandosi gli scarponi con la melma, la malta, diciamo noi. Quindi da questa sua terra ha in un certo senso respirato pian piano quello che è l'essenza. E diciamo così, a volte per scherzo, quando dico: ma Don Giovanni, io so che tu mi hai raccontato, potevi andare addirittura a Roma per studiare utroque iure, dicevi. Certo che se fossi andato là saresti diventato cardinale e la Fano Grosseto, per la quale tu tieni tanto, forse l'avremmo avuta. E lui rideva dicendo: no, la vita mia sarebbe stata completamente diversa. Lui ha scelto la vita qui nel suo territorio. E dalla parrocchia, che ha cercato di servire subito, cercando di combattere per avere una strada, la prima strada asfaltata, è arrivata a San Martino in Selva Nera. Il primo telefono pubblico è arrivato a San Martino in Selva Nera. Portava i bambini in città, eccetera. Era veramente un'esplosione di vita, questo sacerdote. Poi, con la designazione a presidente della Prologo, ecco che il suo panorama si è allargato, ovviamente, e anche il suo impegno. E la prima cosa, siccome parliamo di Tartufo, la prima cosa è stata quella di cambiare un pochino quella sagra del Tartufo che era nata nel 1964
In un certo senso era una festa paesana, chiaramente, tartufi, spaghettata al tartufo e via. Dobbiamo dire per ragioni storiche, che era iniziata dal maestro Alvaro Gaggiotti, e Don Giovanni invece l'ha presa in gestione solo nel 1966. Però per la mente sua vulcanica chiaramente ha cominciato a vedere quello che si poteva fare di più e meglio, perché era il suo motto: fare di più, meglio e subito, a volte anche prima di subito. E ecco che cominciò a vedere come poteva realizzarsi un processo di evoluzione del problema tartufo, percorrendo una strada importante, che è quella prima di tutto della ricerca storica, cioè questo tartufo, ecco, perché via Sant'Angelo, quindi la ricerca scientifica, e poi da questo arrivare a produrre le piante micorizzate al tartufo. E poi, come ricaduta, ovviamente, tutto quello che riguardava il turismo gastronomico, sportivo e tutto quanto, eccetera. Noi sappiamo che la Sagra del Tartufo di Sant'Angelo in Vado, trasformata poi in mostra Mercato del Tartufo, è la seconda sagra che si fa in Italia. Alba, dal 1930, l'ha iniziato tutto il processo relativo al tartufo, ma noi siamo arrivati giusti secondi per questa intuizione che allora il maestro Gaggiotti ebbe. E logicamente cominciamo a lavorare, a chiederci anche perché qui a Sant'Angelo il tartufo. Chiaramente tartufo, e quando noi parliamo di tartufo è il tuber magnatum vivo. Altri tartufi noi non ne conoscevamo, dopo logicamente sono arrivati altri, però questo tartufo. E ho cominciato quindi a impostare il discorso delle mostre del tartufo in un modo diciamo serio, cercando di fare convegni, incontri con degli specialisti del illuminante fu allora l'incontro con Mannozzi Torini, che era un ispettore delle foreste delle Marche, il quale ci spiegò tanto bene che il tartufo nero, melanosporo, tartufo di Norcia, tartufo pregiato, è legato a un tipo di terreno. Mentre il tartufo bianco, il tuber magnatum vivo, è un altro tipo di terreno. Addirittura, scherzando ovviamente, dice: potete andare a cercare il tartufo con la carta geologica. Questo, in sintesi, è il punto di partenza per la quale noi, come Sant'Angelo in Vado, abbiamo cominciato a rispondere a questo perché in modo sereno. Il campanile non c'entrava niente, qui c'entra la geologia, la litologia, caratteristiche naturali del nostro terreno. E comincia qui la diatriba con Acqualagna, perché? Perché sappiamo che il tartufo nero pregiato, caratteristico dei terreni calcarei di tutto l'Appennino, c'è una famiglia, la famiglia Urbani, che addirittura dal 1832 a Scheggino ha lavorato, raccoglie, trasforma e tutte queste cose qua, e arrivava a raccogliere il tartufo tutto sull'asse, lungo l'asse appenninico calcareo. Diciamo che la parte calcarea finisce con il monte Paganuccio, con i monti di Acqualagna. Per cui Urbani veniva a raccogliere tartufi neri e lavorava, eccetera, fino ad Acqualagna, dove però arrivavano anche altri tartufi, il tuber magnatum picco, che veniva raccolto invece nelle zone qui. E poi ovviamente, siccome il nostro tartufo era come quello di Alba, veniva venduto come tartufo di Alba. E poi diciamo così.
oggi la politica gli ha dato una mano, ha cercato un senatore Salari Foligno, che in un modo abbastanza silenzioso, sotto sotto, insomma, ha cambiato, fatto una variazione alla legge, all'addizione della legge del tartufo, tuber maniato un pico, tartufo bianco pregiato del Piemonte, di Alba, e ha aggiunto e di Acqualagna. È chiaro che questo e di Acqualagna non andava bene. E mi ricordo la telefonata che fece Don Giovanni Balsamini, senatore Venturi, sottosegretario dell'agricoltura, dicendo di tutti i colori. Perché? Perché lui sapeva che questa edizione avrebbe cambiato un pochino tutto il discorso attorno al tartufo e avrebbe dovuto essere il tartufo bianco pregiato delle Marche. Quindi ecco che in un certo senso è andato avanti il discorso tra Acqualagna e Sant'Angelo. E il sindaco Pasquini qui presente sa, e noi, perché lo testimonia in un certo senso, delle discussioni che doveva mettere in piedi. Perché? Perché nel momento in cui c'era la mostra del tartufo, l'inaugurazione, c'era sempre l'Acqualagna, il sindaco di Acqualagna, che ci, in un certo senso, toglieva un po' la scena, lo stesso giorno, l'inaugurazione, tutte queste cose qua. Quindi ci metteva questo in difficoltà. Ecco, quindi, diciamo, chiarito il discorso del campanile con Acqualagna. Noi da sempre abbiamo sempre sostenuto che il tartufo bianco che si prendeva qui a Sant'Angelo era un tartufo bianco pregiato delle Marche. Punto e basta. E questo è importante che si possa arrivare, perché questa dizione purtroppo ce la portiamo dietro, e non è tanto un aspetto così paesano nostro, ma è un discorso generale anche a livello regionale, perché sono sicuro che la stessa Regione Marche avrà difficoltà a riportare una dizione di questo tipo, cioè tartufo bianco delle Marche anziché. E finiamo il discorso con Acqualagna. Veniamo al discorso invece relativo al potenziamento del centro di ricerca, che è iniziato, diciamo, in modo pian piano, come le solite cose, con prudenza, con tutto, e fino ad arrivare a un punto tale che veramente è stato al culmine della ricerca, nel momento in cui si è inserita poi anche l'Università di Urbino col professor Stocchi. E il presente professore sa le telefonate, i colloqui che ha avuto con Don Giovanni, che insisteva sempre su questo discorso della ricerca, del prodotto, perché ci credeva molto. Infatti vedeva anche come riscontro anche diciamo lavorativo, è cominciato il centro ad avere persone che lavoravano lì, il vivaio forestale ad avere circa una decina di persone che lavoravano lì, quindi operai, cioè c'era tutto un discorso che era importante e che dovesse essere poi continuato. Ora ecco che il lavoro che si veniva facendo per il tartufo era un lavoro che a livello comunale, amministrativo e quindi di proloquio e di comitato veniva portato avanti. E diciamo anche questo, che la via della ricerca non è stata sempre facile, perché purtroppo Don Giovanni ha avuto anche una sua, diciamo, debolezza a livello fisico, con la debolezza della vista, con momenti nei quali veramente sembrava che cadesse tutto, poi invece con forza riprendeva il suo modo di fare, il suo modo di agire, e fino alla fine ha seguito questo lavoro, questo studio per il tartufo. L'ha seguito con tutte le amministrazioni, cominciando appunto con l'amministrazione Pasquini,
che logicamente in un certo senso lavoravano in simbiosi, diciamo così, perché l'amministrazione doveva essere quella che presentava tutti i progetti, è ovvio, perché questo, e lui era lo stimolo che in un certo qual modo aiutava ad arrivare a questo risultato, e in un certo qual modo, per un certo periodo, andavano insieme e uno faceva la spalla all'altro, cioè Don Giovanni era portato avanti con delle battute eccetera che il sindaco Pasquini faceva, creando logicamente un senso d'amicizia, di collegamento, ecco, di armonia, e questo senso ha portato appunto a Don Giovanni a raggiungere quei risultati che in un certo senso la situazione di oggi ha avuto. Ha spinto anche a livello di collaborazione con altri, non si è chiuso in se stesso, perché mi ricordo quando anche altri comuni venivano a chiedere cosa potessero fare per il tartufo, il loro tartufo eccetera, ecco, dava tutte quelle informazioni che poi hanno portato alla creazione di tutte quelle mostre del tartufo, no? Mostre mercato del tartufo che hanno poi, diciamo, sono un po' dappertutto, ecco. Però lui è stato quello che ha dato queste indicazioni a qualsiasi livello, ecco, e ha potuto, dicevo, seguire tutto l'escursus del tartufo, perché poi anche nel cambio di amministrazione lui ha seguito il suo problema, il suo progetto, fino ad arrivare alla conclusione. E questo discorso e questa cerimonia, questo, diciamo, premio, questo riconoscimento, io lo condivido pienamente, ovviamente, perché è un momento, questo particolare, momento particolare in tutti i sensi, a livello di riproposizione. Dobbiamo un po' rinvigorire questo discorso della ricerca sul tartufo, perché il centro di tartuficoltura purtroppo soffre, diminuito i suoi componenti, sono arrivati, non so, a due o tre, e anche il vivaio delle piante, da una decina di operai sono arrivati a due, a tre. Non vorrei che questo potesse rappresentare un disinteresse, ecco, questo non lo deve essere, per una ragione storica, per una ragione oggettiva, perché noi qui siamo stati e abbiamo le strutture, abbiamo le competenze, abbiamo le conoscenze, tutto, e non deve essere un discorso né politico né di campanile a portarci via questa realtà che veramente ci ha portato a, diciamo, a livello nazionale, internazionale, a essere conosciuti. Ecco, questo sarebbe la celebrazione migliore per un Don Giovanni, per riconoscerlo come pioniere, e la sua battaglia che ha iniziato tanti anni fa con l'aiuto di tutti e con l'aiuto, la collaborazione, ripeto, a livello amministrativo di tutte le amministrazioni che l'hanno aiutato, logicamente, e lui non avrebbe potuto fare niente da solo. E quindi dobbiamo impegnarci in ogni senso, si è sbattuto parecchio anche per la legge sul tartufo, anche questo è, diciamo, le notizie che lei questa sera ci ha dato ci confortano, perché anche quello è un problema, era un problema, è una cosa da risolvere. Infine devo ringraziare l'Associazione delle Città del Tartufo, ci conosciamo da un pezzo, insomma, fatto riferimento al sindaco Montecchi quando ci siamo incontrati, io rappresentante di minoranza, venivo con lui appunto alle riunioni eccetera, ecco, perché in Sant'Angelo veramente questo senso di comunione, di collaborazione c'è, perché non è una questione di campanile, ripeto, non è una questione di campanile. E un pochino mi è dispiaciuto quando qualche mio predecessore ha cominciato a dire: ma Acqualagna, cerchiamo di aprire Acqualagna, aprire questa di Acqualagna, aprire cosa? Noi non abbiamo preso niente. Ecco qual è il discorso. Mentre testimone
Aqualagna come città non c'è città del Tartufo, c'è rientrata indirettamente attraverso la comunità montana, o no? A meno che, non lo so, non siano, io non sono le ultime evoluzioni, ma Aqualagna come città del Tartufo non c'è, è nella comunità montana. E questo è stato un modo per dire no allora, quando eravamo presenti, quando un'Alba ha detto sì, quando Sant'Angelo ha detto sì, quando tutto. Io ringrazio, mi scuso anche perché è una cosa un po', questo è un discorso che andrebbe veramente strutturato in un certo modo, cercando di scrivere una storia vera e propria, con tempo e con una struttura diversa. Ringrazio di questa occasione per aver riconosciuto a Don Giovanni questa sua caratteristica che veramente ha dato un segnale forte a questo paese. Grazie. A nome dell'Accademia del Tartufo, il senatore premierà alla memoria Don Giovanni Balsamini e ritirerà il premio Mario Brandinelli a nome della confraternita, a nome dei parenti, degli amici, lo viene a ritirare lui, in modo che lo porti poi nella sua casa, che è la sua chiesa, a San Sebastiano. Riceve il vice sindaco, benissimo, complimenti Don Dario. Guardate, un po' c'è anche la chiesa di San Sebastiano e il maestro, lo devo dire, di Orbania è Silvio Biagini. Lo possiamo leggere, Accademia del Tartufo nel mondo, laurea, pioniere del Tartufo, Don Giovanni Balsamini, prima edizione, Sant'Angelo in Vado, 30 ottobre 2021. E qui, Accademia del Tartufo nel mondo, laurea, amico dell'Accademia, senatore Giampaolo Ballardi. Grazie a te, grazie, grazie. Allora, intanto la grande soddisfazione e il grazie profondo a voi che avete reso così importante, così significativo questo momento di riflessione, perché non è stato, avete visto, è vero che sono le cose che durano, ma non durano perché sono noiose, ma durano quanto dura una riflessione. Era necessario che a fine mostra ci potesse essere spazio anche per una riflessione.